Buonasera a tutti, 21 e 16, siamo in diretta come ogni venerdì sera. Vi presento subito gli ospiti, Marco Daparo, Associazione Donna Lucata Attiva, buonasera. Poi Buonasera. troviamo Sabrina Micarelli, consigliera comunale, buonasera. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Buonasera anche a Bartolo Drago, è un operatore commerciale, buonasera. Buonasera. E poi rincontriamo ancora una volta Stefania Muriana, consigliera comunale. Buonasera. Buonasera. Lino Carpino, buonasera a lei, lo conoscete perché in passato ha avuto diversi ruoli, insomma, è stato anche assessore comunale, però stasera rappresenta l'associazione Il Molo. Cercheremo di capire quali sono gli obiettivi. È noto che Donna Lucata, ha una certa effervescenza, no? Perché stasera c'è Donna Lucata Attiva, c'è Il Molo, poi magari in un'altra puntata parleremo, magari a ridosso dell'estate, parleremo con il Comitato Micenci, con l'Associazione Fonte delle Ore e con AILUCAT, l'altra associazione di Donna Lucata. Questo per dire, insomma, che ci sarà tempo per tutti, spazio per tutti. Siamo al completo anche stasera, cinque postazioni occupate in maniera davvero ottimale. Possiamo cominciare. Io direi di fare intervenire in apertura, è doveroso, Stefania Muriana, che rappresenta l'amministrazione comunale. A beneficio di coloro magari si chiedessero perché, insomma, non c'è l'assessore alle borgate, la neoassessora ha avuto degli impegni, aveva dei contrattempi di carattere familiare, insomma, ha chiesto scusa, e quindi ci saranno occasioni anche per lei. Muriana, allora, cominciamo. Buonasera. Buonasera. Lei è un habitué, no, di Città Confronto. Ha partecipato alle passate puntate, così come Sabrina Micarelli, insomma. E cominciamo. Il tema della serata, Donna Lucata, come sta la borgata? E la cavalcata è dietro l'angolo. Parliamo intanto dello stato di salute, come si presenta in questi giorni Donna Lucata? È cominciato un nuovo anno, ci siamo messi alle spalle il Natale, il mese di gennaio, che è sempre un po' difficoltoso a superarlo dopo le feste. Si va verso la primavera e Donna Lucata cos'è? Come sempre si dice così, dimenticata o c'è qualcosa? Cosa di nuovo all'orizzonte per questa borgata, la più importante, la maggiore delle quattro borgate sciclitane. Mi fermo qui. Sì, grazie direttore. No, Donna Lucata sta bene come stanno bene tutte le altre borgate, come sta bene Scicli. Naturalmente per dire stare bene non significa che tutto è fatto, tutto è stato fatto, però significa che la situazione è in crescente. Noi la vediamo come positiva perché l'amministrazione comunale no, non dimentica nessun centimetro del suo territorio. Tutto il territorio di Scicli ha la stessa importanza per la nostra amministrazione. E anche per Donna Lucata ci sono tante cose, tanti finanziamenti in arrivo, la pista ciclabile, il lungomare, il dragaggio del molo, quindi si sta lavorando e soprattutto si impegna tanto per fare, anche se con poco, quel poco che c'è si deve fare bene. Questo è il nostro karma, diciamo, il nostro punto di riferimento dell'amministrazione, perché lei lo sa, l'abbiamo detto tante volte anche nella sua trasmissione. Purtroppo i nostri fondi sono al momento piuttosto limitati, quindi quando arrivano finanziamenti, nessuno ha intenzione di perderli, ma anzi siamo tutti là, l'amministrazione, tutti pronti a recepirli per poi poterli utilizzare nel nostro territorio. E così si è fatto anche con Donna Lucata. Si sta cercando di migliorarla, di abbellirla, perché Donna Lucata, al pari delle altre frazioni, è una perla del nostro territorio, perché il nostro territorio ha questo un grande pregio, che a volte può, tra virgolette, diventare un difetto, di una spiaggia, un territorio di spiagge così vasto, perché magari è facile guardare a destra e a sinistra i nostri vicini, che però hanno del canto loro un territorio marittimo alquanto limitato. Noi, per fortuna, ma a volte non è un bene, abbiamo un territorio così vasto e quindi bisogna poi fare attenzione a che tutte le nostre borgate abbiano le stesse attenzioni da parte dell'amministrazione. Quindi io penso che Donna Lucata sta bene e
e sta bene e deve essere migliorata, così come è intenzione di questa amministrazione e impegno della nostra amministrazione. Questo è un primissimo quadro su Donna Lucata, Playa Grande, faremo magari un sì, piccolo... Sì, anche Playa Grande, ecco. Che rispetto magari di altre amministrazioni era un po' la messa un po' nel dimenticatoio, come sempre un po' quelli a confine sono magari quelli un po' meno considerate. Invece anche questa amministrazione ha avuto la stessa attenzione per Playa Grande, lo si è vista già la scorsa estate, e anche per l'estate che ormai possiamo dire è quasi alle porte, le attenzioni saranno anche rivolte naturalmente, come è giusto che sia, anche su Playa Grande. Sabrina Micarelli, poi diamo la parola insomma agli altri ospiti che sono qui sul tavolo della discussione all'interno di Città a Confronto. Mi è parso di capire dal discorso introduttivo di Stefania Muriana che le borgate, le quattro borgate di Scicli sono come i figli, no? Sono tutte sullo stesso piano. Ma intanto voglio capire, queste borgate Donna Lucata nella fattispecie, potrebbe essere, lo si diceva prima in redazione, dall'altra parte, prima di cominciare la puntata, potrebbe essere una risorsa tutto l'anno, giusto? Fa bene Muriana a dire ci stiamo preparando per l'estate, per la stagione estiva, ma ci sono degli esempi, ci sono delle attività commerciali che tengono aperte anche durante l'inverno e questo è un bel segnale. Si può cominciare a ragionare per tenere le borgate attive anche nei periodi, tra virgolette, difficili, quelli invernali? Micarelli. Buonasera a tutti. Buonasera. Sì, assolutamente. Allora, il discorso di Donna Lucata e quindi dell'apertura, del tenere Donna Lucata diciamo viva tutto l'anno, è un po' un discorso che a mio avviso e ad avviso di questa amministrazione collega un po' tutta la realtà Scicli e le borgate, ed è quello di interessare quindi il turismo e anche in quelli che tra virgolette chiamiamo i periodi morti. Donna Lucata è un interesse perché ha un bel arenile, è un interesse perché ha un bel lungomare, è un interesse perché ci sono i commercianti che tengono viva questa piccola borgata, piccola tra virgolette. E l'interesse dell'amministrazione è di tenerla viva, come di tener vivo tutto il circuito di questo, della costa. E qual è poi anche l'altro scopo di nostro, di questa amministrazione? Di far ritornare il mondo dei marinai a Donna Lucata, perché Donna Lucata fondamentalmente è quella piccolo borgo marinaio, no? Che nasce come piccolo borgo di pescatori, direi. E quindi che cosa potrebbe interessare, no? Tutto l'anno a chi viene a visitare questo piccolo borgo? Proprio la marina, proprio il ritorno dei pescatori, delle reti, questo del profumo. La filosofia dell'associazione Il Molo, più tardi poi ascolteremo. Infatti, ecco, magari do l'assist proprio perché Donna Lucata ha questa come traduzione. Quindi, secondo me, proprio puntare su questo e il progetto che questa amministrazione, e qui punto proprio il dito sul fatto che questa amministrazione ha come interesse principale Donna Lucata, così come le altre borgate, ma stasera stiamo parlando di Donna Lucata, il problema dell'insabbiamento, il problema del fatto che le barche non possono arrivare fino al porto, al molo, perché c'è la sabbia. E quindi c'è un progetto che ha presentato proprio all'assessorato regionale di circa 300.000 euro, proprio che vorrebbe di togliere la sabbia e andare al fondale o arrivare circa 3 metri al di sotto, in modo che questo piccolo intervento, che non è piccolo ma è importante, quantomeno faccia ritornare il mondo dei pescatori, delle barche, dei turisti anche, no, che ci vengono a trovare in questo piccolo angolo di paradiso che è la nostra borgata. Allora andiamo subito, volevo mettere in trasmissione il rappresentante degli operatori commerciali. Viale della Repubblica davvero è stupendo perché è in parallelo con il lungomare di Ponente, ci sono delle attività commerciali, ci sono molte risorse, c'è anche uno chalet, insomma, lì un paio di chalet, c'è questa attività che si vede, insomma. Però voi
Che cosa chiedete da parte dell'amministrazione? Bisogna riconoscere alla Muriana l'onestà intellettuale, dice sta bene, però bisogna fare ancora tanto per queste borgate, per le quattro borgate. Più volte voi avete chiesto, anche con Marco Daparo in questa sede, credo, sì, in questa sede, avete chiesto più attenzione, avete fatto prendere degli impegni che magari poi non sono arrivati per diversi motivi, probabilmente, insomma, e stasera cerchiamo di fare reset. Drago, cerchiamo di partire e costruire qualcosa di importante. Ci sono due rappresentanti dell'amministrazione che possono, come dire, impegnarsi, trasferire quello che viene fuori da questo tavolo a Palazzo di Città, a Palazzo Palle, al municipio. Drago, comincio da lei. Buonasera, e poi direttore. Da Paro. Sì. Ma io e Marco penso che siamo sfortunati. Ogni volta veniamo qua, lei ci invita, cambiano gli interlocutori, i problemi restano gli stessi, quindi o porto sfiga lui o porto sfiga io, questo qua è sicuro, perché mi fa piacere che Stefania dica che Donna Lucata sta bene, sicuramente non ci è venuta negli ultimi mesi, se fossero due spot pubblicitari per Donna Lucata sarebbero bellissimi, sia quello di Sabina che quello di Stefania, realmente. Il problema è che questa amministrazione non sa neanche che cosa succede nel proprio territorio. Da qui al prossimo anno, al prossimo inverno, le attività che chiuderanno saranno tantissime a Donna Lucata. Perché Donna Lucata, sì, ha un grandissimo patrimonio, ma non c'è nessuno che lo sfrutta. Si parla di soldi, di finanziamenti che non ci sono, e non si fa una collaborazione con i commercianti. È quasi due anni che c'è questa amministrazione insediata, fra qualche mese. Sono passati già tre assessori alle borgate, tre al turismo. Non ce n'è stato manco mezzo, manco uno che è venuto a sedersi con i commercianti. Io stasera, sinceramente, senza nulla togliere alle ragazze che sono due amiche, a parte, diciamo, il discorso politico, l'amicizia, la conoscenza, sì, è un'altra cosa, poi ognuno giustamente fa le considerazioni che vuole, loro devono difendere giustamente trasferire quello che dite voi, sì, a sì, Palazzo di Città. Facciamo questo reset. È la stessa discussione che abbiamo fatto tutte le altre volte. Speriamo che stasera possa cambiare. Però diciamo, il discorso, io stasera mi aspettavo un assessore al turismo, dico senza nulla togliere alle ragazze, un assessore alle borgate. Già quando io vedo che anche nelle testate giornalistiche spunta che c'è il nuovo assessore alle borgate e però guida sempre il vecchio, già ho un po' paura, perché io il vecchio assessore alle borgate non l'ho mai visto. Io il vecchio assessore al turismo non l'ho mai visto. E la stessa cosa posso dire per Marco, perché bene o male ci confrontiamo spesso essendo lì, a un tiro di schioppo uno dall'altro. Donna Lucata sta male, non c'è decoro urbano, le spiagge sono sporche, non ci sono parcheggi, il lungomare non è attrattivo, si dice che non dobbiamo guardare a destra e a sinistra. Quindi cosa facciamo? Non è che guardiamo avanti per vedere chi sta meglio di noi e migliorarci, guardiamo indietro per chi sta peggio di noi, cioè quelli sono peggio di noi, quindi noi siamo a posto. Ma questa è una situazione che non è che è solo a Donna Lucata, è a Cavadalica, è a San Pieri, c'è un'amministrazione che fa i propri interessi, perché poco fa disquisevamo del fatto che da 3-4 mesi che si sente dire che San Pieri sarà bandiera blu, e sarà così sicuramente. Quindi Donna Lucata è ma ci mancherebbe, ma io ero rimasto, siccome sono un buon analfabeta, ero rimasto al tempo che le bandiere blu le vendevano il territorio, capito? Quindi ora c'è questa storia che il territorio è troppo vasto, che non si può fare nulla, quindi è diventato un problema il fatto che ci abbiamo le spiagge grandi, cioè, deve essere una risorsa e un problema. Quindi questa amministrazione cosa fa? Non fa partnership con i commercianti e con gli imprenditori, zero. Non c'è decoro urbano, non ci sono parcheggi. Una volta c'era la sega della seppia per la cavalcata, la sega della seppia non la fanno più perché Gianni Vone gliela fanno fare. La cavalcata, forse ci saranno 3-4 cavalli bardati a Donna Lucata e niente di più. Quindi io giustamente, io quando gli altri parlano, io ascolto, però poi vorrei che quando uno dice che Donna Lucata sta bene, vorrei capire realmente quali sono i criteri dello stare bene, perché le faccio un paradosso, è come quando uno se ne va a mangiare e dice no, sono stato lì, gli do
due stelle, gli faccio la recensione negativa, ma tu quali sono la tua tecnica di riconoscimento se in un posto si mangia bene o si mangia male? Intanto scrivono tutti e fanno le recensioni, e qua mi sembra la stessa cosa. Ora io ripeto, non voglio essere né offensivo né voglio togliere meriti a qualcuno. L'ho precisato più volte, cioè però, è una discussione. Però dire che Donna Lucata sta bene, ragazzi, c'è il deserto a Donna Lucata. Va bene, il deserto. Va bene, questo è un primo passaggio, abbiamo messo un po' di carne al fuoco e io poi lascerei per ultime le consigliere Stefania Muriana e Sabrina Micarelli perché possano raccogliere un po' quelle che sono le istanze e cercare di dare delle risposte oppure magari trasferire tutto poi a Palazzo di Città, perché nulla esclude che queste trasmissioni possono anche di perle poco fa. Allora il Molo che cosa vuole essere, che cosa vuole fare? Allora, il Molo nasce a fine dell'anno scorso e viene registrato ai primi di quest'anno. Nasce con come primo punto, ovviamente lo dice lo stesso nome, è quello di ridare dignità, valore e decoro a una zona di Donna Lucata che storicamente è il cuore di Donna Lucata, come mi hanno detto già chi mi ha anticipato, che però di fatto 11 mesi e mezzo l'anno è un po' borderline. Si cerca di mettere delle pezze all'inizio dell'estate, i pescatori diventano protagonisti soltanto il giorno della varchiata, perché ritornano i pescherecci a Donna Lucata, escono di nuovo le barche. Per il resto, proprio quel posto là è stato oggetto di presentazioni faraoniche, di progetti dove sicuramente ci saranno privati che avranno interesse in futuro, quello che vogliono fare, vogliono fare. Noi nasciamo per ridare dignità, pulizia, centralità a quell'area e chiedere che venga a essere almeno completato l'esistente, perché abbiamo un molo, il molo originario che ancora non è completo, pur essendoci fonti, mancano le colonnine dell'acqua, i punti luce, mancano le bitte, per cui almeno completare quello che c'è. Dopodiché utilizzare quell'area come il salotto buono di Donna Lucata e organizzare tutta una serie di manifestazioni che possono essere presentazioni di libri, concerti di musica classica, recital di poesie. Questo porterebbe dei riverberi positivi anche sicuramente per tutti, perché vedi, il Molo rappresenta un po' la cerniera urbanistica fra il lungomare vecchio e il lungomare nuovo. Per cui andare a portare delle persone, comunque realizzare un punto di attrazione in quel posto lì, va a portare dei benefici sia alla spiaggia di Ponente che alla spiaggia di Levante, che storicamente è sempre stata un po' in contrapposizione. Uno dei vari, ad esempio, la nostra prima iniziativa che andremo a fare fra poco, appunto in occasione della festa di San Giuseppe, ecco. Questa domenica è prevista una giornata di pulizia straordinaria del molo, dell'area dove ci sono le rivendite del pesce, della spiaggia di Ponente. Quella zona dovrebbe essere recuperata, perché quella zona lì è una zona sicuramente. Allora, è un peccato, lì vediamo di presentare anche un progetto su quell'area lì, perché bisogna ridare dignità, veramente realizzare delle rivendite di pesce che erano all'aperto e poi furono tamponate con delle strutture trasparenti che gli stessi rivenditori si lamentavano perché c'era l'obbligo di mantenere la visuale, ma di fatto là si vende pesce bollito in estate, cioè si raggiungono 50 gradi, cioè è allucinante obbligare una struttura del genere, dopo che si potrebbero realizzare strutture ben più consone all'area. Per cui la prima iniziativa che stiamo mettendo in campo appunto è quella di ridare decoro e pulizia all'intera area, e questo l'abbiamo fatto ci siamo mossi in tempo, non voglio essere presuntuoso adesso, però se c'è un merito che abbiamo noi come associazione è quello di muoverci in tempo, di avere i contatti giusti e di rispettare le autorità preposte, perché dobbiamo ricordare che non è un'area sottoposta a autorità del sindaco, quella è un'area dove è un porto regionale, dove le autorizzazioni dobbiamo chiederci, dobbiamo raffrontare con un capitano di porto, con demanio marittimo, regione, provincia,
e i percorsi sono difficili. Se uno non si qualifica, noi ad esempio subito dopo la Costituzione ci siamo qualificati con tutti gli enti pubblici, abbiamo mandato le PEC, abbiamo mandato gli atti costitutivi in modo tale da farci conoscere, l'intera regione sa che ad ogni dato è costituita questa associazione. Nel momento in cui ci proponiamo, entriamo in contatto con l'ente pubblico, già siamo qualificati, non dobbiamo andare lì e cerchiamo di fare le cose come le dobbiamo fare. Tante delle attività che non si sono fatte a Donna Lugano non si sono fatte perché erano un po' carenti su quello. Mi pare di capire che l'associazione Il Molo, no, da subito è disponibile ad una collaborazione nell'interesse del territorio, così come ha fatto in passato già ad una Lugata attiva. Più volte io sono qua come associazione, parliamone, vediamo quello che possiamo fare nell'interesse della collettività, della comunità, nella fattispecie Donna Lucatese, e poi coinvolgiamo un'altra peculiarità dell'associazione Il Molo è appunto quella che noi altri abbiamo già presentato, così come è previsto dal regolamento comunale, la richiesta di avere uno spazio pubblico. Finora siamo stati ospitati da un'altra associazione importante che ci ha donato, è quella dei Marinai d'Italia, che rappresentano, anche se inquadrati nell'esercito, nella Marina Militare, comunque rappresentano la totalità di loro, rappresentano la memoria storica dei pescatori donnalucatesi. Stiamo lavorando in stretta sinergia con loro, abbiamo chiesto al Comune l'affidamento di una stanza. La nostra proposta successiva che sarà all'amministrazione è quella di far diventare Palazzo Murmino un po' la sede del forum delle associazioni che agiscono a Donna Lucata. Se non è possibile, saremo disponibili di nostra sponte a ospitare tutte le associazioni che chiederanno il nostro aiuto per organizzare in sinergia tutto. Non vogliamo lavorare in maniera separata, separati non si fa niente, bisogna lavorare in sinergia per il bene di Donna Lucata, è lo scopo fondamentale. Bella sedia del forum che dà, come dire, l'idea, perdonate il bisticcio di parole, della collaborazione, di stare tutti insieme. E vado subito da Donna Lucata attiva. Marco Daparo, più volte in questa trasmissione, ma anche attraverso delle interviste che sono andate in onda su SVN, insomma, ha detto: io ho lo spirito collaborativo, però ogni volta che poi si prendono degli impegni rimango deluso. Questo è il concetto che lei spesso ripete, suo malgrado, insomma, anche in questa sede. Eppure lei mi diceva al telefono: io sono pronto a collaborare perché, al di là delle critiche, voglio creare qualcosa di importante, però mi disturba poi essere deluso. Partiamo da questo. Ci sono tanti elementi che ha tirato fuori Bartolo Drago, la questione, io ho qualche appunto, salute pubblica, decoro urbano, sicurezza urbana, insomma. La faccio parlare perché rubo secondi. Allora, buonasera intanto. Per me sarà un po' lungo il discorso perché, avendo ascoltato tutti, come, sento la necessità di... Sono bravo a fare sintesi. Sono bravo a fare sintesi, sì. Intanto faccio una premessa affinché le consigliere comunali presenti e l'amministrazione, che sicuramente è all'ascolto, ascolti quello che ho da dire in maniera propositiva e non in maniera critica, offensiva o diciamo come attacco politico. Non è questo il mio ruolo. Io posso parlare come commerciante perché, diciamo, dei miei 50 anni ne ho vissuti 25 a Donna Lucata, con delle attività che devo dire importanti e che, diciamo, assieme a Bartolo e a qualche altro piccolo commerciante, noi teniamo, diciamo, viva Donna Lucata da qualche anno. Lo devo dire perché la costa della provincia ragusana, a prescindere, cioè partendo da Marina di Acate fino ad arrivare a Pozzallo, l'unica borgata che è realmente ha un minimo di vita è dato soltanto da noi commercianti e Donna Lucata. Una per le caratteristiche, perché credo che sia la borgata più bella, tra le più belle della Sicilia, ma due perché offriamo, facendo tanti sacrifici, delle attività, mettiamo in gioco delle attività che durante l'inverno potrebbero tranquillamente chiudere, perché, come ben immaginate, il grosso del fatturato di un'attività del genere si fa d'estate, quando c'è questo. Però quello che mi fa un po' rabbia è che... Non lo fanno,
un fatturato importante, lo fate in estate? C'è anche drago. Ma sì, in estate si lavora, ma si lavora anche per caduta, perché la gente strafa da Marina di Ragusa, straborda da Pozzallo e arriva da noi, non perché c'è un tavolo tecnico del turismo, come diceva Carpino, che è costruito con le associazioni, con il comune, con il consiglio comunale, per costruire assieme, perché quello dovrebbe fare il sindaco. Il sindaco, io lo capisco, è abbastanza inerme, e quando si fa campagna elettorale si promette il mondo, perché si capisce che uno deve raggiungere un obiettivo. Quando finisce la campagna elettorale si dice non abbiamo soldi, ma questo succede da ovunque. Si dice non abbiamo soldi, questa è la giustificazione, eccetera. Però io voglio ricordare al sindaco che lui ha firmato un documento, un manifesto davanti ai cittadini, davanti ai residenti di Donna Lucata, davanti ai pescatori, che non lo dimenticano, dove ha preso degli impegni. Ora, capisco che lui ha delle difficoltà, capisco che magari l'assetto della giunta comunale, come diceva Bartolo, forse non è proprio il massimo, io non voglio giudicare nessuno, ma ha avuto una grande opportunità, poteva azzerare tutto e rifare, visto quella vicenda, insomma, che c'è stata ultimamente, no? Però evidentemente, insomma, non c'è una rappresentanza politica a tutti gli effetti, parliamo tutte liste civiche, quindi non c'è un raccordo con Palermo. E se un sindaco non ha un raccordo con Palermo e non va almeno una volta a settimana a Palermo, la sua città è destinata a morire. E ve lo dico perché io parlo anche da tecnico, sono tecnico della Regione Sicilia, del territorio ambiente, e ho seguito una vicenda su segnalazione di una importante persona sciclitana, Bartolo Mililli, che è un amico ed è una persona che si batte anche per il territorio, e mi diceva: Marco, ma puoi vedere tu a che punto è la pista ciclabile? La pista ciclabile, che il consigliere purtroppo mal informato è stata definanziata, l'abbiamo presa, nel senso, parlo io con l'apporto dell'assessore Falcone, insomma, che sarà qui lunedì, l'abbiamo presa e l'abbiamo infilata nei fondi di sviluppo e coesione, che non sono altro che dei contenitori che sono stati fatti dalla politica a Palermo per ridistribuire delle importanti somme. Ora lì, se non c'è una spinta politica, cioè, bisogna dargli priorità e bisogna capire che unire due territori, unire Marina di Ragusa con Donna Lucata, è fondamentale. La pista ciclabile è fondamentale. Cioè, queste cose però non si capiscono. Anzi, vedo delle situazioni da parte di assessori, da parte di collaboratori dell'amministrazione, che danno per straordinario tappare quattro buche nelle strade, tagliare. Abbiamo tagliato le siepi a Donna Lucata. Per 2 anni le ho tagliate io, ora le hanno tagliate l'amministrazione. Cioè, voglio dire, quando è stato necessario. 2 mesi per tagliare le siepi. Abbiamo tappato le buche, sono stati disinfettati i serbatoi dell'acqua. Ma alla gente che cosa gliene può fregare? Questa è normale amministrazione, queste sono cose che si devono fare senza manco pubblicizzarle. Il momento di pubblicizzare qualcosa è: abbiamo trovato i fondi per fare il secondo braccio del molo di Donna Lucata, perché solo col secondo braccio si può salvare quel molo. Cioè, il molo con 300.000 euro adesso sarà disinsabbiato, l'autorizzazione è passata dalla commissione di cui faccio parte io. Sarà disinsabbiato, ma poi ritornerà a essere quello che era. L'iniziativa di un'orchestra, un evento, qualcosa importante al molo, con l'odore delle alghe in putrefazione, io sfido chiunque a stare lì. È una storia vecchia, perché continuano ad entrare le alghe, continuano a insabbiarsi, continuano a cedere. Siamo stati bloccati anni per delle associazioni del no, perché poi ci sono le associazioni del sì e quelle del no, perché le alghe non si potevano toccare. Poi è arrivata una norma da Palermo e l'autorizzazione, si possono usare nelle coltivazioni agricole, e allora le abbiamo potute prendere. Carpino, questo problema c'era anche ai suoi tempi, no? C'era anche, non si poteva muovere lui, non si poteva muovere perché mandavano i carabinieri, perché siamo abituati a queste cose. Cioè, questa difficoltà va gestita, e il sindaco ha degli strumenti, sono dei tavoli tecnici di lavoro, tematici, quello del turismo, quello della sicurezza. Scicli
A Donna Lucata diciamo che un po' noi commercianti abbiamo la vigilanza di Donna Lucata è puntata sulle telecamere nostre, loro, dei bar, cioè, perché la teniamo sotto controllo e la comunità albanese, tra virgolette, abbiamo dettato delle regole, abbiamo detto noi vi rispettiamo, voi ti rispettate. Perché quando prendi questi che bevono e buttano le bottiglie nella spiaggia, io divento pazzo. Quindi a Scicli capisco che c'è un problema grosso, lo so perché anche la questura, la prefettura, eccetera. Però il comune, ad esempio, se si confrontasse in un tavolo della sicurezza con i commercianti, uno potrebbe dare delle idee. In alcune piccole borgate i comuni hanno risolto questo problema regalando, si parla di cifre, cioè compri 100 telecamere wifi, le regali ai commercianti, ai baristi, alla signora del tabacchino, a quell'altro, si installano davanti alla porta e hai il controllo del territorio. Questo per quanto riguarda la sicurezza. Per la sicurezza, perché giustamente io diciamo vivo a Donna Lucata, però conosco tanta gente, diciamo, sai, ho paura la sera un po' andare in Piazza Italia, perché sai, vedo persone un po' così, che non mi danno sicurezza. Giustamente il sindaco che dice, ma io con quattro vigili urbani che ho in croce, ma che cosa, anzi questo devo dire che uno dei punti che andavano sviluppati è stato fatto, perché ho visto che hanno iniziato la formazione, finalmente la formazione, stanno facendo gli eventi, perché è giusto che chi lavora sul territorio sappia quello che deve fare, come si deve comportare, come deve interagire con le persone. Questo devo dargli merito che questo punto è stato mantenuto. Però tante altre cose, io capisco le difficoltà, non c'è un tavolo tecnico di progettazione, perché il comune forse non ha le somme per pagare dei tecnici esterni, perché so che già con quelli interni non riesce a gestire l'ordinario. Mi capita spesso confrontarmi col SUAP, con queste cose, hanno difficoltà enormi. Non ci sono le somme, ma ci sono strumenti dove può chiedere. Però il problema è sempre quello, manca l'interlocuzione con Palermo perché tutto parte da lì, quindi bisogna creare questi rapporti. L'assessore non deve, l'assessore all'ambiente, non è che deve andare in giro a controllare se tagliano le siepi o fanno queste cose. Cioè io mi ricordo il sindaco 25 che controllava gli operai che tagliavano gli alberi, non è questo il compito, è quello di prendersi l'autista del comune e andare a Palermo e a bussare a tutte le porte, come vedo tanti sindaci che vengono lì in assessorato al territorio ambiente, all'economia, vengono a chiedere, perché se non c'è progettazione, non ci sono soldi, il comune non ha speranza, questo è quello che voglio dire. Donna Lucata, chiudo, sopravvive, ora ci sarà la cavalcata, ci sarà la cosa, ma si era promesso che si facevano delle sagre tutto l'anno, 2-3 sagre l'anno, ti ricordi c'era questa... Le associazioni ci siamo. Ma quando non c'è partnership, questo è un'amministrazione, anzi dobbiamo dire che questo è un sindaco, perché da Palazzo Pal esce di tutto, questo è un sindaco che è solista, questo non fa squadra, e già quando uno non fa partnership con i commercianti sul territorio, possiamo stare lì, possiamo fare altri 300 ma potrebbe anche non essere Sabrina, compito del sindaco. Invece di Sabrina e Stefania ne vengono altri due e poi altri due, non cambierà niente perché è un solista. Io ho avuto una discussione con lui, potrebbe anche non essere responsabilità del sindaco ma dell'assessore al ramo, però io vedo litigare o farsi le beghe per chi ha fatto mettere i fari al campo sportivo, che è una cosa normale, cioè i fari è un'ordinaria amministrazione, siamo andati al comune con tutti i commercianti, sia quelli di Riviera che gli altri di Donna Lucata di Playa Grande, per la chiusura della strada, ci penso io, faccio tutto io. Tu hai visto la strada chiusa l'anno scorso? Questa è stata una delle tante promesse, se poi glielo chiedi ti dice che c'erano le telefonate di chi l'ha votato che non voleva. Questa è una storia già passata che è stata approfondita. Ma sono sempre le stesse, anche in questa sede, e questo è il problema. È stata già approfondita, ha ragione insomma, e fa bene dico a dire queste cose, perché possono essere da pungolo, ripeto questo termine. Ma vorrei che qualcuno mi smentisse, il problema è che non mi possono smentire, cioè a parte raccontare le barzellette, stiamo facendo questo oppure farsi le foto sul palco per la premiazione di turno, ma tu che sei? Tu sei stato eletto per farti le fotografie per la premiazione?
No, bisogna essere concreti, ma questo... Vabbè, queste fanno parte del ruolo politico. Ma se, però io oggi ma se io oggi, direttore, fossi un assessore o un consigliere di questa giunta, io già mi sarei dimesso. Soltanto per la vergogna. Perché c'è Scicli che è peggio di Donna Lucata. Lui ha detto il discorso della criminalità. Della sicurezza. Ma lei lo sa che lei non può fare neanche mettere una persona che suona il sax o il violino sui The Horse, perché vengono i vigili e le fanno 6.000 euro di multa. L'unico paese nella provincia di Ragusa. No, vabbè, ma questo facciamo intervenire, sì, Micarelli. Nel regolamento De Ors, che è comunque al vaglio dell'attenzione di questa amministrazione, è al vaglio dell'attenzione di questa amministrazione, uno dei tasselli che questa amministrazione ha intenzione di risolvere. Direttore, se ho preso la parola, se certo, posso certo, continuare. Certo. Allora, facendo un attimo un punto di tutti questi interventi. Allora, intanto bisogna dire una cosa importante. Un plauso va certamente all'iniziativa privata e all'iniziativa associativa, perché quando c'è iniziativa privata, iniziativa associativa, c'è vita. Ecco, quindi io dico viva il privato, viva l'associazione. E mi fa pensare questo, perché mi fa pensare che allora a questo punto Donna Lucata non è morta, Donna Lucata è viva. È viva perché c'è la gente che la rende tale. E allora forse è vero, il pubblico e il privato devono andare insieme. Ci siamo già trovati, direttore, su questo tavolo a parlare dello stesso argomento quando dovevamo parlare di Largo Gramsci. Il pubblico e il privato devono necessariamente andare insieme. E il privato ci mette la sua e il pubblico deve metterci l'impegno. A me non sembra però, ecco, io faccio un po', dobbiamo fare ancora tanto. Dobbiamo fare tanto e dobbiamo fare tanto con quel poco che abbiamo. E non è vero che il sindaco non va a Palermo. Il sindaco va a Palermo, gli assessori vanno a Palermo. Il discorso è questo. I progetti ci sono, che si cerca di fare tanto con quel poco che abbiamo. La programmazione estiva sta iniziando perché siamo a marzo e quindi state adesso... State lavorando su questo? Già siamo in ritardo. Inizia la programmazione, sì, assolutamente sì, l'assessore sta lavorando già sulla programmazione estiva, stiamo cercando già gli eventi, abbiamo dato prova anche l'anno scorso, l'anno prima, dei concerti che abbiamo portato a Donna Lucata. Con quel poco che abbiamo, cerchiamo di fare tanto per dare comunque anche il nostro segnale di amministrazione. Sì, concerti a Donna Lucata? La cover dei Pooh c'è stata a Donna Lucata. Donna Lucata. No, la cover debut è stata a Cavadalica. Non ce ne siamo accorti. Comunque, stiamo, comunque un concerto. Stiamo lavorando perché sono in contatto con l'assessore, stiamo lavorando su Donna Lucata per quest'anno, quindi ci saranno delle cose interessanti. Ci proviamo, abbiamo... Ma l'assessore che falla? L'assessore Falla, sì, è lui. Poverino, si sbatte come un pazzo per cercare... L'assessore Falla... Senza soldi, bisogna dargli merito. L'anno scorso doveva fare il diario d'estate con 4.800 euro. Quest'anno l'unica cosa faccia è stato il carnevale. E non poteva chiedere, io l'ho avuto seduto nel living di lì a Donna Lucata nel mio locale, e non poteva chiedere perché il sindaco non voleva neanche contributi dei commercianti. Quindi questo, se mi spiegate matematicamente come deve fare a fare il diario d'estate con 4.800, infatti no, vabbè, sì, sì, no. Grazie, sono cose che appunto in questa sede non credo sia opportuno di parlarne. E poi il finale lo diamo a Muriana. Certo, non dimentico lei. Quando è stato qui l'onorevole Assenza ha dato anche l'appoggio della regione al progetto dell'associazione Il Molo. Il sindaco è sempre a disposizione dei commercianti e delle associazioni. Io non vedo tutta questa chiusura, non vedo tutto questo muro, non vedo che non c'è dialogo tra pubblico e privato. Forse bisogna dare un po' di tempo, insomma. Hanno una risorsa, Riviera è una risorsa. Perché se tu mi dici che non c'è i soldi, allora io ti dico, noi siamo una risorsa. Noi, Marco D'Aparo, Iammola,
e gli altri commercianti dicono siamo una risorsa, specialmente quelli che si affacciano sulla spiaggia di Ponente. Allora noi abbiamo chiesto a questo sindaco l'anno scorso, cioè subito dopo l'insediamento, vi servono i cestini per le spiagge, che le nostre spiagge non hanno cestini per la differenziata, al contrario delle altre spiagge del litorale. Sì, possiamo fare le aiuole, sì, possiamo fare i cestini sul lungomare, sì, possiamo fare le pedane, sì. Possibilmente noi potevamo riuscire a prendere 15, 20 mila, 30 mila euro e spenderli sulla spiaggia. Non si può fare. Facciamo ripartire Micarelli. Allora io ecco ripeto, sì, vorrei concludere dicendo questo, da parte dell'amministrazione c'è ampia disponibilità ad un tavolo, ad ascoltarvi, a venirci incontro, ad aiutarci e noi veniamo incontro a voi. Non, ecco ripeto, chiudo dicendo non vedo tutta questa chiusura e non vedo questo desiderio di abbandono di un patrimonio come Donna Lucata da parte di questa amministrazione. Io invece vedo anche per quanto riguarda la sicurezza, il sindaco Marino, per quanto riguarda la sicurezza a Largo Gramsci, ha tirato in ballo un dispiegamento di forze, ha messo in mezzo il prefetto, il questore, abbiamo il sabato sera, il venerdì sera sempre 2-3 macchine della polizia. Il problema è stato attenzionato e vi posso dire che il problema è stato risolto, perché se io mi faccio la passeggiata a Largo Gramsci adesso probabilmente si è spostato, non lo so, però intanto Largo Gramsci lo abbiamo quantomeno spodestato da quella che era la malavita. Il problema delle telecamere, quello è un problema grosso. Le telecamere hanno un costo enorme e per l'amministrazione anche questo è un costo. Ne possiamo mettere 2-3, ma più di queste non ne possiamo mettere, quindi le facciamo girare queste telecamere. Sono stati messi i deterrenti, è stato messo il cartello attenzione, ci sono delle telecamere. E allora questa amministrazione sta mettendo sul tavolo tutto quello che può fare, con le risorse che ha. Bene, grazie a Sabrina Micarelli, sono le 22, abbiamo consumato 45 minuti pieni, ancora due interventi da mettere in trasmissione. Lino Carpino, Associazione Io vorrei Nuovo, ritornare, poi... vorrei ritornare a Donna Lucata. Allora, noi come associazione abbiamo instaurato un ottimo rapporto con l'amministrazione, perché penso che a differenza di tante cose che ho sentito, di tante cose che sono successe in passato, noi abbiamo presentato dei progetti strutturati all'amministrazione. Vogliamo fare questo in questa maniera, questo, quest'altro, con questa autorizzazione, quest'altro, tu mi devi mettere semplicemente una firma, se sei d'accordo e politicamente ti sta bene. E non abbiamo avuto problemi, abbiamo avuto pieno appoggio del sindaco, abbiamo avuto pieno appoggio di tutti i deputati regionali. Purtroppo in quella giornata è potuto venire solamente l'onorevole Assenza, perché c'era concomitanza in altre riunioni. Però c'era una manifestazione, c'era Anello Di Pasquale, c'era Stefania Campo, erano invitati tutti, tranne hanno risposto tutti che erano purtroppo a Vittoria, che c'era la riunione con gli agricoltori che avevano una manifestazione, però hanno mandato i saluti e sono disponibilissimi a sostenere le iniziative. La cosa che stiamo facendo come proprio mirata sul molo è il discorso di renderlo funzionale, come abbiamo detto, come ho detto in anticipo. Quello che vogliamo proporre è che abbiamo avuto l'appoggio da parte del sindaco per quanto riguarda il discorso della draga, perché è vero che verrà essere fatto il dragaggio, ma dopodiché stiamo facendo in modo di ottenere in affidamento la draga e formare sì. No. Fondamento, è nostra. Sì, è nostra, però è stata abbandonata. Cioè, se la sono portati a Pozzallo. Perché di fatto, non mai c'era nessuno. Del che... comune di Scicli. Sì, sì, però il comune di Scicli stiamo provando a farcela affidare come associazione, formare le persone per poterla mantenere sempre in funzione, esatto, perché proprio il dragaggio occorre fare mantenere quello. Ma la cosa nuova che finalmente stiamo provando a mettere in atto, abbiamo avuto l'appoggio di tutti, stiamo lavorando anche col demanio, è quello di creare una progettazione dal basso. Finora i progetti che sono stati presentati per il molo, anche questo dannato nuovo molo che è stato realizzato, fu una progettazione incompleta di tutto. Ora, noi vogliamo rendere funzionale quello che c'è, vogliamo coinvolgere la memoria storica dei pescatori che conoscono benissimo le correnti, vogliamo coinvolgere ingegneri di Scicli che hanno fatto la tesi di laurea sul porto di Donna Lucata, vogliamo fare l'accesso agli atti sullo studio delle correnti, presentare un progetto dal basso che con i pochi soldi che sono rimasti all'incirca 2 milioni
milioni di euro non è che bastano per fare il porto gigante, là ce ne vogliono 20, 30. Cioè, andare a togliere o a mitigare gli effetti devastanti di questa trappola per la sabbia e per la posidonia che di fatto si è creato con questo nuovo molo, possibilmente facendo degli interventi puntuali, minimali, minimalisti, che però mitigano questo effetto disastroso durante l'anno, che con una semplice manutenzione costante renda funzionale quello che c'è. Perché a noi basta quello, noi vogliamo ritornare. Io sono arrivato qua che avevo 14 anni, 45 anni fa, mi ricordo i pescatori con i gozzi, realizzare un museo all'aperto lì, riportare i gozzi, cioè sono tanti messi da parte, tanti pescatori che ancora riescono a risistemare le reti. Io mi ricordo il lungomare vecchio, manco c'era, cioè non arrivava fino a Micenza, c'era la prima parte ed era occupata costantemente dalle reti che venivano a essere riparate, i pescatori che erano là, i pescherecci. Vogliamo riportare quello, anche perché noi la memoria ce l'abbiamo, ma nella nostra associazione ad esempio ci sono tanti giovani che vanno sui nostri ricordi, ma altri vogliamo trasferire questi ricordi, perché i giovani, e la cosa positiva di Donna Lucata è quella che i giovani si stanno avvicinando all'associazione, e da noi gran parte dei soci sono giovani, e spero la prossima volta vengano a essere invitati qui per dare voce ai giovani, perché noi siamo già la memoria. E la prossima volta, appena possibile, daremo voce anche alle altre associazioni che stasera magari non sono presenti per una ragione. Perdonami, l'ultima cosa, spazio, sì. Il forum sarà, anche quando riusciamo a farlo, un punto dove si andranno a strutturare i progetti da presentare alle varie amministrazioni. Non più solamente chiedere, proporre dei progetti belli e fatti, dove deve mettere semplicemente la firma, e va bene per tutti, e là veramente diventa una sinergia concreta fra pubblico e privato. Allora, diamo la conclusione a Stefania Muriana, che rappresenta la maggioranza, l'istituzione, stasera al tavolo insieme a Sabrina Micarelli. La preghiera, anzi la raccomandazione, è di non... siamo in chiusura, di non rilanciare, perché altrimenti non ne usciamo più questa sera. E quindi, allora, Muriana ha raccolto diversi interventi, taluni davvero anche... Mi limiterò solo a rispondere ma ci sta. Il dibattito quindi è questo. Io parto, diciamo, dalla nota positiva e poi vado alla... Quindi accolgo con piacere le iniziative qua di questa associazione, ed è, penso, questo sia lo spirito che ci vuole. Mi si passi il termine, il paragone, non bisogna essere come i bambini viziati, cercare, pretendere, ma è bello anche portare qualcosa di concreto, perché chi è magari sul territorio riesce ad avere a volte una visione diversa di chi deve avere per necessità o per forza lo sguardo ampio su determinate cose. Quindi chi ha queste iniziative ben vengono, le porte sono sempre aperte, tutte sono aperte, e quindi l'amministrazione attende questi progetti e sarà pronta a supportarla in qualunque modo. Per quanto riguarda Palermo, mi ha anticipato la collega Sabrina, non è vero, il sindaco, vanno tutti, il sindaco e tutti gli assessori, e diciamo che da parte anche della deputazione regionale Scicchi è ben voluta, perché è vero che non abbiamo un nostro deputato strettamente detto del territorio, ma tutti i deputati sono... mi si passa il termine, ci vogliono bene, quindi si trattano bene quando c'è qualche richiesta e possono fare per il territorio di Scicchi, l'hanno sempre fatto. Poi mi era venuta prima una riflessione mentre parlava Bartolo della cosa, io lo invito, mi chiedeva da quanto tempo non andavo a Donna Lucata, e mi chiedevo io se lui quanto tempo non andava a Ragusa, ad esempio, e vedere la tristezza di un paese, di come è morto Ragusa a livello anche di turismo, del centro storico. Quindi, no, e mi legavo a questo per dire che il problema purtroppo a volte è un problema che riguarda tutti. E un'ultima cosa, non per incensare qua nemmeno la collega né per diminuire gli assenti, si è parlato, succedute degli assessori, ma questo penso che sia a volte una cosa naturale nelle amministrazioni, non è né la prima né sarà l'ultima in cui sono succeduti tanti amministratori durante la legislazione, ma noi ci siamo i consiglieri, noi siamo stati eletti dai nostri concittadini, e ripeto, non per incensarci né per sminuire, ma il nostro apporto è
può essere tanto quanto quello degli assessori. Io personalmente, non, a parte Bartolo, non conoscevo, non ho avuto mai Siete anche delle sentinelle. Sì, ma è questo. Cioè, che succede, quindi questo se l'assessore importante di turno, o chi che sia, magari non risponde, non ha. Ma perché? Ma non perché non vuole rispondere, perché capisce che a volte doversi dividere su tante cose non è sempre semplice. E quindi invece noi siamo sempre a disposizione di tutti. E possiamo esserci, noi possiamo, e siamo portavoci di quello che siamo, quindi oggi tutto quello che è stato detto qua sarà, non è usciamo dalla porta io e Sabrina lo dimentichiamo, ma sarà portato all'amministrazione, al sindaco, agli altri consiglieri, all'assessore di riferimento. Quindi io penso che la cosa positiva è il confronto il confronto deve essere propositivo, non basta puntare il dito, ma bisogna a volte sedersi e confrontarsi. E ripeto, se si dice che l'amministrazione non è aperta al confronto, non è vero, perché noi siamo 10 i consiglieri di maggioranza, e quindi penso di parlare a nome di anche i colleghi assenti, siamo tutti ben disponibili a farci portavoce di ogni esigenza che c'è sul territorio. Oh, speriamo che stasera, parlavo io di un reset, speriamo che questo reset, ognuno ha dato il proprio contributo dicendo noi siamo disponibili, anche compreso Bartolo Drago, a collaborare affinché si possano smuovere queste acque stagnanti, insomma, sul territorio, non solo a Donna Lucata. A proposito di delle altre borgate, voglio dire che più avanti magari ci sarà tempo per accendere i riflettori su Cavadaliga, su San Pieri, insomma, per accontentare tutti. Piano piano intanto andiamo verso la primavera inoltrata, verso l'estate, e vedremo insomma che cosa piano piano sta cambiando per queste perle, no? Sono 4 perle, Playa Grande compresa, che talvolta magari la dimentichiamo, questo è una cosa che ci riguarda un po' tutti, potrebbe esserci più attenzione. Siamo alle battute conclusive che in realtà sono state fatte da Muriana, dicendo stasera non appena si spegneranno i riflettori non ci scorderemo la puntata, anzi porteremo quanto è stato discusso stasera a Palazzo di Città, nella sede, nella casa comunale. Io ringrazio tutti. Ho dimenticato un evento importante questo. Intanto volevo ringraziare i consiglieri comunali, e io mi sento autorizzato da questo momento a potergli rompere le scatole, visto che avevo degli interlocutori che poi a un certo punto si sono un po' dileguati. E poi voglio dire che farò l'ennesimo regalo anche quest'anno a Donna Lucata con la mia associazione sportiva di nuoto, che non c'entra con l'associazione, sì, un'importante associazione di nuoto, o un atleta nazionale nel mio staff. Porteremo per la seconda volta a Donna Lucata la tappa regionale di nuoto a mare. Significa 100 atleti e 300 accompagnatori. A giugno, quando non c'è calca di gente, quindi spereremo nuovamente anche questa volta di riempire tutti gli alberghi, perché abbiamo riempito tutto. Non ho avuto la scorsa volta la collaborazione dell'amministrazione, non questa volta in maniera polemica, ma perché si stava insediando e c'era l'amministrazione uscente e Marino che si insediava, quindi ho dovuto fare tutto da solo, neanche il patrocinio ho avuto dell'amministrazione. Però questa volta adesso io ho delle interlocuzioni importanti in consiglio comunale, e penso che un consigliere vale parecchio, perché questo è sempre stato nella politica, il consigliere comunale è l'espressione della gente, quindi è quello che vale sicuramente. Soprattutto se è di maggioranza. Minoranza se fa bene l'opposizione, però voglio dire, avrò questa interlocuzione, quindi a giugno presenteremo questo importante evento, poi magari ne riparleremo, e tutta la Sicilia si riverserà qui a Donna Lucata per questa tappa importante. Direttore, ma diamoci un appuntamento per essere propositivi. Certo. Rivediamoci fra 20 giorni e vediamo se abbiamo dovuto fare un incontro. Forse lo faremo magari fra un mesetto, così. Anche un mesetto. Facciamo questi scioglie notizie che lega il fazzoletto. Volentieri. Noi vediamo se fra un mese ci possiamo incontrare prima. Vediamo che succede. Sono le 22:11, siete stati tutti bravi a rispettare i tempi, insomma. Io vi ringrazio, speriamo che anche stasera la trasmissione sia servita a tirare fuori qualcosa di importante per la collettività, che serviamo quotidianamente attraverso gli articoli, le interviste, gli approfondimenti settimanali, insomma
noi ci siamo e quindi siamo sempre disponibili, insomma, ai dibattiti, agli approfondimenti nell'interesse della comunità. Grazie a Marco Daparo, grazie. Grazie a Sabrina Micarelli, grazie a Bartolo Drago, grazie a Stefania Muriana e grazie a Lino Carpino. Noi torneremo il prossimo venerdì, come sempre, alle 21:15 con un altro argomento. Grazie, buonanotte.